Ecco come tenere lontane le zanzare e togliere il prurito delle punture di insetto in un modo completamente naturale. Per allontanare le zanzare si prendono 50 ml di olio di jojoba o di calendula e si mettono 10 gocce di olio essenziale di geranio e 10 gocce di olio essenziale di citronella. Si ottiene così una miscela da applicare sulla pelle. E consiglio di riempire delle bottigliette piccole, così si possono portare con sé per applicare spesso l'olio, perché non essendoci nessun aggrappante chimico, l'effetto dura un paio d'ore, non di più. E quindi si può ripetere tranquillamente l'operazione, così la pelle rimane anche bella lucida e idratata. Per le punture di insetto, invece, bisogna avere sempre con sé una bottiglietta di olio essenziale di eucalipto. È efficacissimo. Fa scomparire subito il prurito e anche il gonfiore. Ne basta una goccia sulla pelle, puro direttamente sulla puntura di insetto. Come dico sempre parlando di salute naturale, tutto ciò che si mette sulla pelle penetra all'interno e in linea teorica bisognerebbe anche poterlo mangiare. Quindi non credo che ci mangeremo volentieri i vari repellenti in commercio. Mentre un po' di olio vegetale e un po' di oli essenziali ci possono fare solo bene.